Pollini. Vai Luca. Ciao mister, buonasera. Ciao. Grande volontà dal primo all'ultimo minuto. Rispetto alle ultime uscite è mancata forse un po' di lucidità negli ultimi metri per le scelte, evidentemente, come l'ho vista io, dovuta alla stanchezza mentale e fisica per le tante partite accumulate negli ultimi tempi. Io sono contento per la prestazione, perché abbiamo fatto una grande partita contro una squadra che, a vederla qualche giorno fa contro il Palermo, ha fatto un grande calcio, ha giocato. Loro sono venuti qui a volerlo fare, infatti nella prima parte avevano una predisposizione a farlo, ma noi non gliel' abbiamo concessa e poi gli siamo stati addosso. E stare addosso a una squadra per 90 minuti, abbiamo perso le energie nella parte finale. Nella prima parte è una questione di sì, salvataggio sulla linea, alcune situazioni sono passate e lì dovevamo attaccare la porta con una forza diversa, questo sì. E poi gli ingressi, anche bene Partipiro quando è entrato, alcune situazioni anche con Čolak. Una partita che mi dà soddisfazione, perché arriviamo alla terza e farla ancora con questa forza, con questa energia, e oltretutto l'abbiamo vissuta, la squadra l'ha vissuta questa situazione, questo derby, questa voglia da parte della città, dei nostri tifosi, quindi non era, e per me l'hanno superata, a parte i primi minuti che sembrava che la palla scottasse, poi insomma quello. Ti chiedevo la motivazione di alcune scelte legate soprattutto agli esterni offensivi, un po' sorprendenti almeno per come la posso vedere io, non me le aspettavo alcune scelte tipo Mihaila, e la disposizione di un Hernani che ho visto soprattutto nella prima parte in posizione molto avanzata. Questo ha creato un po' di, virgolette, un po' di confusione forse nella scelta finale anche degli ultimi metri. Ma le scelte di Mihaila e degli esterni, consideravo un po' le partite che erano state fatte, come era la condizione un po' di tutti, e quelli che avevano un po' più di freschezza dal punto di vista fisico e anche mentale. Ancora Miali ha dato continuità, e 60 minuti insomma scarsi, sono contento, chiaro ci aspettiamo sempre qualcosa in più da Miali, però in quella situazione che noi ci siamo trovati a giocare dentro a metà campo e a sinistra, che siamo andati molto bene dentro, lì con Benek avremmo dovuto attaccare molto di più con forza la porta, perché a sinistra abbiamo creato, Hernani si alzava perché lì riusciamo a creare superiorità numerica e siamo entrati, io dico, anche abbastanza agevolmente, poi la porta, l'attacco della porta è stato fatto con poca lucidità. De Vincenzi, Po Piovani. Ciao, buonasera. Buonasera. Cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, no? Solitamente il derby lo vince la squadra che parte sfavorita, svantaggiata. Voi, se non altro, stasera portate a casa un pareggio, mantenete l'imbattibilità. Sei più contento o più deluso dal risultato? Nel senso, è un punto guadagnato o due punti persi? No, ma non ne faccio un discorso di punto guadagnato, punto perso. Io guardo, analizzo la partita e sono soddisfatto. Ho fatto i complimenti ai ragazzi, perché la partita è stata giocata, è stata fatta con forza, con energie, abbiamo creato, sì, potevamo essere un po' più puliti dentro l'area, con qualche scelta fatta in maniera diversa, però la partita è stata giocata, noi l'abbiamo giocata e loro si sono difesi, e sul finale contro una squadra che aveva messo tanti giocatori di gamba, di energia, rischiamo anche qualche contropiede, la squadra l'ha tenuto bene il campo, quindi bisogna essere, io al di là sono di natura ottimista, ma al di là del discorso io vedo tanti aspetti positivi e poi abbiamo tante cose sulle quali lavorare. L'impressione è che siate partiti un po' compressi, come se forse sulle gambe si sentisse comunque il peso, il valore del derby. È proprio questo, che non era una partita come le altre, ma questo è evidente, i ragazzi vivono in città, tutti viviamo in città, l'altro giorno siamo stati qui allo stadio e il messaggio era molto chiaro, quindi una squadra così giovane, io credo anche, mi sembra anche abbastanza naturale, no? Quindi all'inizio avete un po' patito quello, poi avete dato l'impressione invece di una quasi consapevolezza, una convinzione di dire tanto prima o poi la partita la posso spaccare, prima o poi posso trovare il guizzo, e quindi vi siete un pochettino rilassati. Quanto può aver anche inciso sulla maggiore qualità del Parma rispetto all'avversario, con tutto il rispetto, il gioco così tanto spezzettato dal lancio di Fumagalli nel primo tempo?
E il gioco iper opprimente dell'avversario, che comunque su Bernabeu avrà preso 40 falli, comunque molto stringenti, molto in gabbia, diciamo. Cioè, era come se fosse tutto in gabbia il settore offensivo, come se non gli lasciassero spazio. Ma quando una squadra attacca, e le interruzioni sicuramente non la agevolano, perché dà la possibilità di recuperare, di non prendere ritmo, e questo sicuramente un po' ha condizionato. Probabilmente se avessimo anche abbassato un po' più il pressing e lasciato un po' più il palleggio, il campo si poteva aprire, ma sinceramente non me la sono sentita, ragazzi, di dire stiamo più bassi per ripartire. Oggi era una partita da fare così, con cuore, stargli addosso, non l'abbiamo aperta, ma io mi porto dietro la grande prestazione dei miei. E anche il clima, ecco, parliamo, ma è un clima bello. Se devo dire, insomma, insomma, i tifosi mi chiedono la società, la Serie A, il club mi chiede la Serie A, io posso chiedere, dico, vedere il Tardini in questo modo sempre è qualcosa di bello, no? Perché per i ragazzi è uno stimolo in più. Fabio, sì. È mancato un po' quel palleggio che ha contraddistinto le altre partite di questo inizio di stagione? Perché era un palleggio alto, e quando è un palleggio così alto gli spazi non si sono aperti. Noi nelle prime parti, questo nelle partite che abbiamo fatto, tante partite, anche nelle amichevoli, ma anche c'erano partite un po', le squadre erano un po' più aperte, il campo era più aperto, in quel caso noi riusciamo a oggi giocare così contro una squadra che poi l'abbiamo negli ultimi 30 metri, non è che ci fosse tanta possibilità. Quando ci sono partite del genere, è lì trovare il varco giusto in un'occasione poteva aprire la partita. Anche il secondo tempo, io credo un Partipilo poteva avuto l'occasione, una situazione, ancora una sponda di Ciolak, c'era una situazione che poteva forse poi sul finale un palleggio più lento. L'ultima cosa, è stata è stata pagata un po' di stanchezza sia fisica che mentale? Ma siamo arrivati, abbiamo fatto 2 mesi da quando siamo partiti dentro il lavoro, e non mi è parso di vedere una squadra stanca, a parte qualche giocatore che arrivava alla terza partita a 90 minuti, come Enrico, però l'ha tenuta molto bene, Stevez non mi è sembrato molto stanco. La partita è stata giocata per quello che erano le situazioni, e peccato, però sono contento. Chiesa per Balestrazzi. Buonasera mister. Buonasera. Torno sulle difese che si chiudono. Forse questa delle prime 4 partite è stato il primo test vero contro una squadra che si è chiusa bene, si è messa a 5 anche nella parte finale e si è chiusa con ordine. L'impressione rispetto all'anno scorso è che comunque il Parma, quando ha la palla, si ha l'impressione che possa comunque scardinare queste difese, mentre l'anno scorso ci sbatteva il viso contro. Ma questa è anche una partita che ci darà molte indicazioni, perché una squadra deve essere in continua evoluzione, in continua costruzione, e analizzeremo tutte queste partite e poi vedremo le cose sulle quali lavorare, le cose dobbiamo migliorare, e trovare anche, ripeto, in queste. Anche le partite amichevoli sono state fatte con squadre di un certo livello, le partite di campionato si sono relativamente aperte quasi sempre tutte, e in quel caso poi si può vedere un calcio diverso. Oggi, che è stata mantenuta su un certo equilibrio e anche il peso della gara ha lasciato quella sensazione, però ho visto una squadra serena, matura, padrona del campo, e anche quando non bisognava accelerare per evitare ma mantenere la palla, l'ho vista consapevole dei momenti. Forse sottolineiamo troppo poco l'aspetto difensivo. 4 partite, un gol subito soltanto su rigore. È una squadra, è figlia anche di una squadra che si sta calando e che si cala perfettamente oggi nel campionato di Serie B, in queste partite sporche, con il pressing, con il raddoppio di marcatura. Intanto questo è un dato e sono contento per la squadra in genere, non è solo per la linea difensiva, per il portiere. Perché ci sono dei momenti in cui bisogna difendere e si difende tutti insieme, e questo è lo spirito, uno spirito che c'è, che è evidente, non può essere, anzi bisogna sottolinearlo, ma noi dobbiamo far tesoro di questo spirito e portarcelo dietro.
Buonasera mister, buonasera. Mi riallaccio al tema del collega con un'altra sfaccettatura. In particolare, il dato dei gol subiti è evidente, quindi si commenta da solo. In particolare, nelle ultime due partite avete azzerato le disattenzioni. Un esempio, l'anno scorso una partita come questa rischiavate a volte di perderla. Invece non hanno proprio sbagliato niente. E anche Pisa, considerato poi che il rigore è stato un regalo, a mio avviso, pochissime disattenzioni. Su cosa ha lavorato quest'estate? Ma io parlo della continuità. Per me la continuità diventa fondamentale, continuità nel lavoro, continuità di creare un gruppo, e anche perché questo, ecco, bisogna, trovo spunto, perché anche con la chiusura del mercato, il fatto di, sono contento per come è stato operato, perché abbiamo voluto continuare, dare una continuità al progetto, ai lavori, e questo è un valore aggiunto. Poi su quello che riguarda il gruppo deve continuare il lavoro. Sinceramente mi sarei aspettato in questo finale di mercato, visto che in mezzo al campo siamo oggettivamente pochi, e uno sforzo in più, perché noi, questo è, io dico, per come abbiamo lavorato e costruito, questo ci permette poi di affrontare il campionato con un piglio diverso. Mi ha anticipato con questa parola, anticipato la seconda domanda. Chi può fare il lavoro di Esteves in rosa? Perché fisiologicamente non potrà giocarle tutte, giocando lì anche prenderà dei cartellini. Ecco, c'è un giocatore che può avere le sue caratteristiche, Bernabé ha giocato in mezzo, però lo schermo, i raddoppi non stimoleremo la fantasia. Questo è un stimolo per Ceci. Mister, cambiare modulo, passare dal 4-1-2, che è stata la prima volta che lo hai fatto vedere, al tuo classico 4-2-3-1, non è però servito. Non si è vista una gran differenza tra il primo e il secondo tempo, se non per il fatto che nella ripresa li avete schiacciati, perché praticamente si è giocato a una metà campo. Sì, il campo è stato tenuto, anche con una certa equilibrio. E mi piaceva Hernani che potesse accompagnare di più l'azione, potevamo aprire la partita anche con un tiro da limite, perché lui ha queste capacità. Non ci siamo riusciti. Sul finale, con l'ingresso di Somma, abbiamo ancora ricambiato, ma io credo l'inerzia della partita ormai era diversa, e speravo in effetti diversi, le mie scelte potessero dare una spinta diversa alla gara. Ecco, hai parlato di Hernani, non hai pensato invece di sostituire, anziché Bernabé, proprio Hernani, che sinceramente oggi non è che abbia convinto, in certi punti è sembrato fuori dal gioco, anche se, come dicevi tu, puntavi sul fatto che avesse il tiro da fuori, che oggi ha provato in effetti. Sì, per Bernabé era già la seconda partita di un certo minutaggio, e 10 minuti, un quarto d'ora, a quel punto ho preferito risparmiarli a Bernabé e non a Hernani, considerato che a Pisa era stato un po' più a riposo. Quindi, ma adesso c'è la sosta, e poi in questi 15 giorni dovremo rimettere tutti nelle migliori condizioni. Ti aspettavi una Reggiana così chiusa? E devo dare, faccio merito ai miei, perché io mi aspettavo una squadra che veniva qui a giocare, come ha fatto con il Palermo, anche quando è rimasto in 10, mentre noi gli siamo stati addosso sempre, tutto il tempo, e quindi non è stata una scelta della Reggiana. Io ho fatto i complimenti ad Alessandro Nonessa proprio per questo, perché ho visto una squadra che voleva giocare e che l'ha fatto nelle altre partite, e da noi ha dovuto rinunciare. Quindi. Grazie a tutti, buon lavoro. Grazie.